Sì, allora buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo incontro qui nel Padiglione 3 Super Salone. Io sono Carlo Passera, sono coordinatore di redazione di Identità Golose. Piccola parentesi, lì abbiamo il nostro punto dove potete assaggiare in questi giorni del salone, del Super Salone, i piatti dei nostri chef. È un piacere per me essere qui con voi e soprattutto potervi presentare quello che è non solo uno dei migliori dei maestri della cucina nazionale, ma proprio un'icona stessa, direi, della cucina italiana. Davide Oldani, benvenuto. Grazie Carlo. Benvenuti Davide. Buonasera a tutti. Anche Diciamo che hai bisogno di poche presentazioni, ma qualcuna la facciamo lo stesso. Due perché ci stelle Michelin conosciamo da qualche giorno, da qualche da qualche giorno, ora. qualche ora, sì. Due stelle Michelin, la vicinissima peraltro Cornaredo. Quanti sono? Sei venuto a piedi o in bicicletta, Sì, conoscendoti o qua quasi? dietro. No, infatti Milano si è spostata tutta in questa parte, da questa parte, da Expo in poi, per cui erano progetti che da quando ero piccolo sentivo, e poi in effetti Milano ha mantenuto e tutto questo polo è sempre bello venire dentro, soprattutto in questo momento così particolare. Due stelle Michelin, una recente, pure recente, più una stella verde, questo nuovo Bravo, riconoscimento perché siamo che è esatto. con il mio No. amico Stefano, parliamo sempre di sostenibilità, per cui mettiamo il punto bene sulla stella verde. Siamo qui con te, non solo perché sei un grande cuoco, grande chef o grande cuoco, dipende Ah, cuoco, faccio il cuoco dall'espressione come che professione. preferisci, ma perché c'entri parecchio anche con le tematiche del design, ad esempio, che sono di casa qua al Super Salone. Mi scuserai, ma mi cito, cioè vado a prendere un piccolo brano di un articolo che scrissi Puoi su farlo. di te qualche anno fa, ormai, ahimè, e in cui dicevo: stringi, stringi, Davide Oldani non è solo un cuoco, o almeno non gli interessa esserlo più di tanto, nel senso, lui lavora su una dimensione che non è strettamente legata alla normale pratica dello chef d'alta cucina e nemmeno del banale bruciapadelle di trattoria. Aldò, che è il suo ristorante, si mangia benissimo, ovvio, ma la caratteristica dell'opera di Oldani, la forza, è sempre stata nella sua capacità di fondere l'ars culinaria con le esperienze altre che sono radicate nella profonda provincia milanese dove è nato e cresciuto. Mangiare e design, l'arte e il cibo insieme, la cucina pop, che è un po' il tuo marchio di fabbrica, diciamo, appunto, che è il suo marchio storico, scrivevo, sta all'haute cuisine come il design all'arte, il prêt-à-porter all'alta moda. Ecco la sua stella polare, il bello, il buono e il pratico insieme, in fondo un'evoluzione della lezione di Gualtiero Marchesi, che è suo maestro. Davide fa parte di quei famosi Oldani Boys, insomma, sì, ciao, Marchesi Boys, che cioè gli allievi, i discepoli del maestro che già negli anni 80 hanno innervato, hanno cambiato il volto dell'alta cucina, introducendo concetti nuovi nella cucina, cioè la cucina non fine a se stessa, ma che dialoga con altri mondi, mondi della cultura, dell'arte, del design e così via. Tu sei figlio appunto di quella lezione, ma anche figlio del tuo territorio. Parliamo della provincia milanese che ha dato spazio proprio negli anni in cui nascevi fondamentalmente ai grandi del design italiano. Ecco, ti senti un po', ecco, il prodotto di queste diverse due diverse influenze? No, sono il prodotto di un'attenzione costante di uno che ama il mestiere, per cui non ama essere messo al muro, non ama pensare che il mestiere della cucina possa finire solo quando uno chiude il fornello dietro alla cucina. Per cui sono assolutamente curioso nella vita, tu mi conosci Carlo, e questa curiosità mi ha portato a fare qualche pezzo per poter semplificare la tavola. Noi abbiamo iniziato più o meno 20 anni fa a disegnare i primi bicchieri, 18 anni fa, quando abbiamo aperto il Do, anzi 19 anni fa. Per cui i primi pezzi sono stati disegnati con una ragione, per cui c'era la praticità nel quotidiano di servire del cibo nella piccola trattoria che avevo aperto, che era il primo Do, che Quando è che abbiamo avevi fatto aperto? nel 2003, 23 ottobre Quindi 2003. subito, subito L'anno i primi. prima avevo Ok. cominciato a disegnare le cose, però appunto la mia visione sul design è quella di prodotti che siano pratici, che siano utili, e poi evidentemente se qualcuno li giudica anche belli mi va bene. Però Certo. alla base io cerco qualcosa che mi serve per completare il mio lavoro. Non ho mai detto di essere designer, non voglio neanche dirlo.
Dico solo che ho un occhio per osservare le cose che mi piacciono, mi piace il bello, e il bello lo puoi tradurre come arte nel design. Certo. Perché se poi parliamo di arte nella cucina, insomma, faccio un po' fatica a parlarne. Per me la cucina è un'arte effimera, è un'arte dove ogni momento in cui tu mangi hai delle sensazioni a seconda di come stai e a seconda di come il cuoco sta. L'arte più concreta, che è quella del design o quella della pittura o quella della scultura, che sono pezzi che rimangono, ti danno altre, secondo me, altre sensazioni, hanno una vita un po' più lunga. Ma quello dell'arte e della cucina che è molto complesso e molto lungo, ma ecco, dicevi prima, tu anche nelle tue creazioni, oltre che nel tuo ristorante, che è stato poi rimesso completamente a nuovo, insomma, qualche anno fa dall'architetto Lissoni, coniughi o provi a coniugare sempre il bello e la funzionalità, è un po' il tuo marchio di fabbrica, così come nei piatti metti insieme sempre gli elementi a contrasto in modo da rendere un insieme armonico. È un po' Sì, corrisponde tutto, Carlo, quello che stai dicendo, come sono, mi metto in pratica, come mi vedi io sono, e nel lavoro è la stessa identica cosa. Il DO è stato fatto con un progetto alla base mio, con i miei ragazzi, e poi affinato da Piero Lissoni. Okay? Siamo molto amici con Piero, a parte che lui è milanista e io sono interista, però anche i grandi hanno qualche difetto. Per cui questo progetto è partito con l'idea di essere funzionale, e poi la mano della persona che ha una visione più ampia, cioè del suo mestiere, è stata quella di Piero, che ci ha dato un'opportunità, perché non si è imposto, quindi per cui ho imparato anche da lui molte cose, non si è imposto con un'idea precisa sua, perché ha lasciato libero me di praticare o di creare un qualcosa che potesse nel quotidiano essere utile a noi, cioè a me e ai miei ragazzi. Per cui questo mix di idee ci ha permesso di creare il Do nuovo, di creare un qualcosa dove c'è calore dentro, ma c'è il less is more, cioè c'è l'essenziale e basta. Perché? Perché tutto quello che a me interessa naturalmente è fare cibo, è servire cibo, è dare un valore aggiunto al cibo. Quindi con questa parte di design del locale, con questa parte di prodotti, di progetti, anche tavoli e sedie, che ha fatto Maurizio Riva o Riva 1920 sul mio disegno. Tutte queste cose aiutano a dare un valore aggiunto a quello che io credo e spero di saper fare nel miglior modo possibile, che è il cibo del cucinare. Ristorante Do, appunto qua vicino a San Pietro all'Olmo, che è una frazione di Cornaredo, bellissimo devo dire, nuova sede perché poi la precedente lì vicino è stata abbandonata 5 anni fa. 5 anni e 3-4 mesi fa. Esatto. Queste vetrine affacciate sulla piazza principale di questo borgo, molto elegante, e tutte quelle soluzioni che tu a cui hai accennato, le sedie di una determinata altezza, i tavoli di una determinata altezza, anche per essere funzionali proprio al commensale che deve fruire al meglio dell'esperienza gastronomica, ma poi anche stare bene, come dire, quando l'ha conclusa e torna a casa, stare bene la notte, eccetera, eccetera. Un insieme di piccole meccanismi che funzionali alla esperienza totale che tu offri da bistellato prestigioso quale sei. Ma sai, la zona si presta, perché è comunque una zona che fino a 18 anni fa era conosciuta alle persone che abitavano, ma un po' meno conosciuta all'esterno. Devo dire che l'iniezione del Do, del ristorante o del nuovo modo di fare cucina, poi tanti di noi credo si muovano, si spostino per andare a cercare il ristorante o per andare a cercare a fare l'esperienza culinaria. Per cui in questo momento così particolare ci siamo accorti negli ultimi 15 anni più o meno che la cucina potesse aiutarci a stare meglio, cioè mangiare bene, come diceva Virginia Woolf, aiuta a fare tutto meglio, qualsiasi cosa. Per cui anche la mia decisione di stare alle porte, io dico sempre campagna, non in periferia di Milano, è stata quella di creare, tu l'hai detto poco fa, un piccolo borgo. Mi piacerebbe, questa è un'idea che ho da quando abbiamo iniziato il nuovo Do, quindi 5 anni e mezzo fa. Adesso stiamo costruendo, abbiamo comprato un altro pezzettino di piazza dove da
pochi 10 giorni più o meno abbiamo, insomma, stiamo ristrutturando per fare un laboratorio okay. lievitati. Mi piacerebbe che questa parola che ti ho detto, borgo, diventasse poi realtà. Per cui abbiamo adesso questa parte del ristorante, questa parte del laboratorio, avremo un'altra parte di ricerca e sviluppo dove mettiamo in pratica tutto quello che sono le stagioni. Il cambiamento climatico ci tocca molto, per cui è vero che la cassera, giusto per fare un piatto, un esempio di un piatto tradizionale della mia zona, se la mangiavi il 2 di novembre, il giorno dei morti, perché la verza ghiacciava, adesso la mangi, se va bene, a fine gennaio, certo. quando c'erano i giorni della merla. Per cui questi cambiamenti, sia climatici che di attaccamento, di voler fare l'esperienza sul cibo, sono cose moderne, ahimè, per cui, stando sul pezzo così, avendo questa opportunità da sviluppare nel paese, ci dà la motivazione corretta anche per poi essere sostenibili. Tu sai che io parlo sempre di sostenibilità, prima dicevamo della Stella Verde. Per me prima cosa è, a parte il cambiamento climatico, a parte il cibo che va nel piatto, che deve essere di stagione per essere sostenibile tutto, però la base della sostenibilità è la base umana. E con questa base umana è il progetto nuovo che abbiamo iniziato con la scuola che abbiamo creato da oramai 5 anni, perché abbiamo il primo di giro di Bo adesso, che è l'Istituto Olmo di Cornaredo, dove siamo riusciti a portare una scuola statale con una gestione con le difficoltà della scuola con statale. Le difficoltà della scuola statale, in una condizione che nessuno si sarebbe mai aspettato. E devo dire che la parte statale, se trovi il professore, come in tutte le aziende, anche private, la vicepreside, il preside, i professori che hanno un po' di senso di responsabilità, quindi che si dedichino ai giovani, puoi fare molto. Noi adesso siamo arrivati al 5º anno, dicevo, ma l'opportunità che loro hanno dato a me è stato quello di entrare cambiando il programma didattico. Perché il programma didattico delle scuole medie, della media delle scuole alberghiere, è ancora un programma leggermente passato. Tantino. Per cui questa libertà che ci hanno dato, insomma, queste discussioni che abbiamo imbastito all'inizio, sono state quelle che sarebbe stato utile iniziare dal prodotto anziché cominciare a far cucinare i ragazzi to court quando vanno in prima. Per cui abbiamo fatto l'operazione inversa, per cui prima il prodotto, per fare la pasta, che sia fresca o secca, devi sapere con cosa la fai, la farina da dove arriva, il grano, per cui tutta la storia del prodotto per poi applicarlo alla ricetta. E così abbiamo fatto, abbiamo messo le divise, perché comunque un senso di democraticità nella scuola ci vuole. Ho scoperto che mettendo le divise i genitori ne hanno tratto beneficio, perché non c'è più tra i giovani la rincorsa ad avere l'ultimo pezzo firmato di scarpe, di jeans, di giacca. Certo. Per cui ha fatto anche un conto economico nelle famiglie, perché essendo una scuola statale calcola che spendono 140 euro all'anno. Allora mettere queste regole, se non sono regole corrette, tutto salta. Però dal programma didattico alle divise sono stati accettati e adesso cominciamo ad avere i primi ragazzi che hanno finito quest'anno a giugno, sono usciti 26 ragazzi e dall'anno prossimo, insomma, usciranno qualcuno in più. E secondo me la sostenibilità umana da adesso al prossimo futuro sarà quella di veramente sostenere la parte giovane e poi cambiare qualcosa anche nel nostro mestiere, cambiare qualcosa servirebbe. Come regole a livello anche al vertice, diciamo. Esatto, di organizzazione del lavoro, di orari di lavoro, però ci daremo. Si parte spesso dal basso a fare queste rivoluzioni. Come? Si parte spesso dal basso a fare queste rivoluzioni, bisogna costruire dal basso una nuova generazione. Dal quotidiano che viviamo, farne tesoro guardando ogni minimo particolare e poi continuare, no? Evolversi. Sei molto orgoglioso tu di questo tuo progetto, anche legato appunto alla scuola. Però torniamo un attimo in cucina per poi collegarci al design più propriamente. Citavo prima la cucina pop, che è un po' il tuo format storico.
tra l'altro il secondo punto del manifesto, insomma, della cucina, della filosofia della cucina pop, dice: in cucina il design è il contenitore che deve valorizzare il contenuto. Ma dato che in genere ci troviamo in festival di enogastronomia o di cibo e così via, ma qui siamo invece in un ambito in cui magari non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere direttamente la tua cucina, ecco, che cos'è la cucina pop? Qual è la cucina pop è un modo di essere, anzitutto. Io sono così, sono una persona che ama quello che fa, sono una persona che ha avuto, grazie a Dio, un'educazione da una bella famiglia, per cui mi piace che tutto quel modo di essere venga condiviso prima con i ragazzi che lavorano, e quindi la cucina pop è anche la squadra, non è l'unico, il cuoco più importante, lo chef più importante del ristorante, quindi la condivisione del lavoro, l'educazione, e la cucina pop poi è un po' il DNA che ho imparato anche stando a casa. C'era il DOE è stato nominato, è stato fatto una case history ad Harvard oramai nel 2014, come non come cucina, che naturalmente deve essere buona, ma è stata fatta una case history sull'approccio al lavoro. Allora, questo approccio al lavoro, lo garantisco, arriva dall'educazione che ho avuto da mamma, da papà, da mio fratello, insomma, da tutto quello che era la mia famiglia. E questo per me è molto importante, determinarlo come, o nominarlo come cucina pop. Per cui come siamo, come sono io, come sono i ragazzi, cuciniamo. Certo, poi nella cucina pop ci deve essere un'evoluzione, perché sennò rimarresti, certo, dietro, continuare a spadellare e magari neanche essere contento, perché chiunque di noi che fa un lavoro da quando ha 20 anni a quando ne ha 50, sempre lo stesso, diventa una macchina, non è più un uomo. Per cui l'evoluzione della cucina pop c'è stata, c'è, ci sarà, continuerà ad evolversi, però sempre con quell'approccio che è iniziato 18 anni fa, che è iniziato ancora prima con l'educazione che ho avuto mangiando a casa, in famiglia, perché quando mi sono presentato ad Harvard ho presentato un modo di fare cucina, un approccio al lavoro che è stato determinato da Applied Economy, non Theoretical, quindi un'economia applicata, non teorica, che sembrano due parolone. L'economia applicata è quella che ho imparato vedendo cucinare mia madre. Mia madre è 90 anni ancora, grazie a Dio è ancora in forma, però ha sempre cucinato per la famiglia e lavorava, per cui non avevamo ristorante. E questa cucina, questa Applied Economy, questa economia applicata, era dettata dal fatto che ogni stagione c'ha l'ingrediente più buono, più sano, e poi, cosa importante, accessibile. Certo. Semplice, uno più uno fa due. Quindi questo approccio alla stagionalità del prodotto e alla economia di un, in mio caso, un ristorante, la fai se hai un'educazione del genere. Per cui tutto questo per dire che la cucina pop è un nostro, non io, un nostro modo di essere, un voler essere disponibili per le persone, perché alla fine facciamo un lavoro di accoglienza, e soprattutto avere la costanza nel tempo di non tradire quello che hai fatto. Perché poi sapete che con i social è facile dire: guardo questo, voglio far così, poi non ti accorgi, guardi un'altra cosa di Instagram, cambi idea perché vuoi cambiare lavoro, perché vedi che non ti girano bene le cose. Insomma, questo per dire che è molto facile cambiare la strada, è molto difficile tenere i piedi saldi a terra per seguire un'idea. Io ho deciso di fare la seconda. Certo. Provare a tenere i piedi a terra, provare a seguire un'idea. Certo, le tentazioni sono tante, tentazioni di lavoro, di opportunità di lavoro, di offerte di lavoro, di danari che ti pagano pur di avere qualcosa. Fino adesso abbiamo tenuto fede all'idea della cucina pop. Credo che oramai alla mia età non la cambierò più. Okay. Però ci saranno grandi evoluzioni con la cucina pop. Piedi per terra e grandi idee. Parlavi del 2014. Terra su cui mettere i piedi e non solo cielo dove mettere i sogni. Era una frase che avevo scritto sul muro nel primo Do. Okay. Citavi il 2014, l'anno appunto di Harvard. Erano i momenti in cui anche eri diventato
ipernoto anche per il mitico menù a 11 euro, se ben ricordo, a pranzo. Nel 2003. Vabbè, insomma, 2003, si è poi, all'inizio. Si è poi sviluppata per un po' di anni la cipolla caramellata, alcuni dei tuoi piatti iconici di sempre. E di che anno invece il passepartout, che per andare sul design... Il passepartout è questa posata che ho disegnato per una logica, adesso la racconto. Anno? Nel 2003. 2003, proprio l'inizio anche lì. È proprio quando 2003, abbiamo aperto nel 2000, ottobre 2003, quindi da aprile 2003 a ottobre lavoravo per aprire il mio ristorante, la mia trattoria in affitto, ci tengo a precisare, all'epoca. Per cui era una questione di sostenibilità. Avevo una cucina che era grande come un terzo di questo palco. Lo confermo, era la cucina più piccola della cucina di livello italiana, ma forse internazionale. Della trattoria più piccola ancora. Diciamo. Avevi un microonde forse appeso dalla parete. Il microonde era un lusso, ma che? Non c'era, c'era un forno. Un forno appeso perché non c'era spazio dove metterlo. Ragazzi, era così. Addirittura avevo preso, nella vecchia trattoria c'era una stufa con 6 fuochi. Siccome non mi vergogno, non avevo un soldo in tasca, avevo finito tutti i soldi, avevo preso questa stufa, avevo fatto tagliare dal mio fabbro la parte sotto, avevo tolto i forni statici vecchi a gas e avevo fatto inserire un abbattitore a 4 griglie o 3 griglie e un forno trivalente che ogni 2 su 3, dopo 15 giorni col caldo delle piastre sopra, saltava, un casino. Oggi sta un po' più largo, devo dire. Devo dire che l'esperienza serve, okay. A tenere aperti gli occhi, collegati alla testa serve. No, stavo dicendo questo, adesso mi hai fatto perdere il filo, per la cucina piccola e per il passepartout. Sì. Per cui io dovevo regolare qualità, cioè fare qualità, adeguarmi al mio ospite e soprattutto sfruttare gli spazi. Gli spazi voleva dire che nel ristorante all'epoca avevamo 45, all'inizio 35-40, poi siamo arrivati anche a 55 nel primo do, ok? E dovevo mettere in stress il meno possibile tutto, dai macchinari ai ragazzi, cioè dai ragazzi ai macchinari, perché se saltava qualcosa saltava tutta la catena, certo. Per cui il cliente, l'ospite poi ci perdeva perché non mangiava bene. Per cui il passepartout era nato come l'opportunità di lavare meno posate per il mio interno di cucina, quindi sprecare meno acqua, meno detersivo, meno stress all'interno di cucina e avere una posata che potesse assecondare il mio cibo. Spieghiamolo, è una posata in coltello, cui... cucchiaio, forchetta, un po' quella dei Boy Scout, mi diverto a dire adesso, di una volta, se qualcuno di voi l'avesse mai fatto. Per cui il senso del passepartout era quello di assecondare il cibo e quel giro di sostenibilità con acqua, detersivo, persona che lavava. Avrei lavato 3 posate in più ogni volta, avrei 2 o 3 posate in più invece di una, avrei creato più scompiglio nella cucina che era piccolissima, per cui il mio ragionamento era andato su quello. E non è un caso che poi, una volta fatta quella posata disegnata e abbiamo cominciato a usarla, poi in quel periodo 2003, 2004, 2005, molti piatti per capire l'organizzazione della cucina sono stati fatti in base all'utilizzo poi della posata. Ma dove fossero fruibili attraverso la posata? Attraverso la posata. Certo. Per cui c'è tutto un reason why di quello che abbiamo fatto nel design. Adesso siamo qua, oggi, abbiamo presentato poco fa un coltello nuovo, con Berti, che è questa coltelleria di Toscana, scarperia, secondo me l'equivalente del noto marchio francese. Abbiamo fatto questa doppia lama, che è un coltello con la lama seghettata e la lama liscia. Sullo stesso... Sì, questo non lo sai ancora, però è appena uscito. L'abbiamo presentato 5 minuti fa, okay. E poi abbiamo presentato... con Artemide, un design di lampada che si chiama Bontà, da qualche mese che l'abbiamo fatto. E qui c'era Attila, no, Attila è andato via, un ragazzo giovane ungherese che lavora con me per alcuni progetti, poi lui fa il designer. L'abbiamo firmata io e lui ed è quella lampada che adesso al Do abbiamo come fine pasto, dove mettiamo la piccola pasticceria, dove abbiamo un senso di luminosità o di luce sostenibile, perché
e con l'USB una luce che a basso risparmio energetico, per cui con Artemide abbiamo intrapreso anche lì questa strada delle luci che a me è sempre stata a cuore, dal primo DO ho sempre sognato di fare una lampada e adesso siamo riusciti. E credo che con l'autunno e l'inverno abbiamo un'ulteriore idea su altri prodotti, il tavolo, la sedia. Che allungano una lista infinita, io mi sono segnato alcuni. H2DO, il bicchiere H2DO, perfetta. Che era degustazione dell'acqua. C'è un bicchiere a doppio taglio dove San Pellegrino fa la degustazione dell'acqua piatta, liscia o gasata. Per cui con questo modo di degustare l'acqua ci sono due posizioni del bicchiere dal quale si può bere. Un bordo, diciamo, per l'acqua gasata e l'altra per l'acqua naturale. E l'abbiamo chiamato in maniera ironica H2DO dalla formula dell'acqua. Certo, in maniera funzionale la cosa. Perfetta, che è il taglia tartufi. X-fetta, no? Perfetta. Perfetta, giusto. Quindi, giustissimo, come l'hai detto. Che è questo taglia tartufo dove più o meno 80 micron di spessore. Un paio d'anni fa, no? Mi ha sempre dato fastidio tagliare un prodotto come il tartufo bianco di così importante profumo, che rappresenta l'Italia, Alba, l'Italia, che rappresenta l'Italia in tutti i sensi come qualità, e non abbiamo mai avuto un oggetto che non potesse dare il valore aggiunto al tartufo, per cui io ho fatto questa semplicissima mandolina dove hai una lama fissa di questi micron che ho detto, per cui viene tagliato e più la fetta di tartufo bianco è fine, più si esprime il prodotto, per cui anche qui è il contenitore che valorizza il contenuto, cioè è il cibo, è il pezzo che dà un valore aggiunto a quella cosa più importante per me, che è il cibo, per cui con questi micron viene molto fini, viene dato il valore aggiunto al tartufo e l'abbiamo, devo dire, ormai lanciato un anno e mezzo fa e devo dire che sta avendo un ottimo successo. E poi potrei continuare. Non c'è più il problema della rotellina. Della rotellina per regolare la... spane, che per certo. Cui butti via. Certo. Per cui sostenibile. Potrei continuare. Verdo, che erano degli altri... Tutta la collezione di bicchieri. Bicchieri iDish o iDish. Quello per cartel. L'abbiamo disegnato per cartel. Questi piatti di outdoor, fatto in melaminico, e hanno forme particolari con un'impronta. E questa impronta giocosa l'ho messa perché in cucina dovete sapere che quando si prendono i piatti dal pass, caldi o freddi, si toccano e poi c'è sempre lo chef che con lo straccetto pulisce. Allora, in maniera ironica, ho riportato la mia impronta, per cui quando si prende quel piatto, si prende dall'impronta e si serve. Un po' come il logo di identità, no? L'impronta è il logo di tutti. È l'identità di tutti, diciamo. Per cui è l'identità totale e nella cucina devo dire che quando guardate i piatti anche a casa, che vedete sulle impronte, ce ne sono un po' troppe a volte. Allora, per evitare di pulirli, quei piatti lì di cartel sono stati fatti con l'impronta digitale. Al di là dell'aspetto professionale, del tuo percorso professionale, quando pensi che ti sia nata un po' la scintilla, anche per la passione per questo mondo? C'è un episodio, un evento, qualcosa che ti dice è nata lì? Quello di prima è il passepartout che l'ho fatto per non stressare l'interno di cucina. Quindi era semplicemente funzionale alla necessità, insomma. Però prevede una creatività di base che non è necessariamente innata, no? Non lo so, mi piace dare alle persone quello che vorrei ricevere io se dovessi andare a mangiare in un ristorante. Per cui tutto quello che ci viene in mente, poi anche con l'utilizzo, con la collaborazione dei ragazzi del DO, Alessandro, che tu conosci, certo. Miro, Emanuele, Davide. I tuoi storici collaboratori da una vita. Sono da tanti anni, però ci tengo a precisare che i ragazzi che sono come loro, che sono venuti a me, hanno tutti fatto altre grandi esperienze. Cioè, Alessandro non è 18 anni che è con me, lui è venuto da me, quando ho visto che era talmente bravo l'ho mandato via. Alessandro Procopio. Certo. Sì. Ha fatto Ducasse, ha fatto Le Gavroche, ha fatto Trois Gros, grandi tre stellati, e poi è tornato. Per cui mi piace l'investimento sui giovani farlo sotto il profilo più umano possibile, dove loro sono liberi e io altrettanto. Per cui queste esperienze che ho mandato a fare poi evidentemente sono tornate utili, perché Alessandro è tornato, ma Alessandro poteva stare in giro nel mondo come tanti altri ragazzi che sono venuti al DO. Però questo modo ci permette di crescere sempre
e di confrontarci con idee, senza dire sì chef, come sapeva di moda dire. Al Do non esiste sì chef. Ok. Ma oggi siamo a settembre, inizio settembre, insomma si riparte un po' tutti, anche tu hai fatto un po' di ferie. Cosa ci si può aspettare al Do rientro? Chi verrà a trovarti nelle prossime settimane? Mai compreso. Allora, purtroppo mi hanno detto hai dei video da far vedere. No, io sono sempre molto disorganizzato. Però vi garantisco che nel Do nuovo ci saranno 8 pezzi di design nuovi fatti con un progetto, scusate, strafigo. Del non, polo non sono solo quelli che hai presentato adesso? No, questo ulteriori. È coltelleria, okay. E poi lampada. Questi altri sono per la carta autunno-inverno del Do, che abbiamo fatto con un progetto molto, ripeto, figo, che stavo dicendo prima, del polo formativo della Solegno, Brianza. Okay. È una scuola dove c'è Francesco, Luigi che gestisce. Francesco è un ragazzo che utilizza queste macchine a controllo numerico, per cui mi si è illuminato. Ho avuto una fortuna perché ho fatto giudice per un concorso di designer lì da loro. Ho conosciuto Francesco e abbiamo iniziato a collaborare con questa scuola, per cui noi disegniamo i pezzi, che era il mio sogno, e poi loro li fanno, li producono. Bellissimo. Piccole quantità, non certo. Fanno la produzione, però l'affinamento sull'idea che è venuta per poter poi portare in tavola. E allora questo progetto col polo formativo ci tengo a specificarlo, perché è un'altra cosa con cui andiamo a lavorare con i giovani. E tu Carlo devi saperlo, visto che sei del mio mondo, tanti ragazzi che non vanno avanti a fare cucina per ovvi motivi, perché non è un lavoro semplice quello del cuoco, ce lo siamo sempre detti, spero cambierà, vanno a fare falegnami, numeri alla mano. Fai da trade union, insomma. Numeri alla mano, per cui questa manualità, questa certo. Artigianalità mi fa piacere ritrovare, per cui nel nuovo Do, adesso la riapertura, da fine settembre, perché sappiamo che finisce l'estate, iniziamo l'autunno, e autunno-inverno avremo questi 8 pezzi. Ma cosa sono? Alzatine, vassoi? Cos'è? Sarà un galletto. Spoilerci qualcosa. Allora, un galletto per mettere l'aperitivo, fatto con okay. Un disegno che abbiamo condiviso con Attila, che è questo ragazzo di cui vi parlavo prima. Abbiamo un appoggio a cucchiaino, un appoggio a soufflé, avremo un tovagliolo fatto a forma di tovagliolo, fatto con una lamina sottile di legno, con una lavorazione incredibile. E tutti questi ci aiuteranno a mettere i nuovi pezzi della carta nuova. Calcolate che al Do noi facciamo più o meno il 40% di contenitori nuovi ogni carta. Vi garantisco che non è facile. 40% dal piatto ai pezzi di legno agli altri in porcellana, perché abbiamo lanciato una linea che si chiama Azioni, fatta con la porcellana, e sono tutti piccoli pezzi che sono da poco prima della pandemia, per cui siamo usciti, entrati in pandemia, adesso stiamo cominciando a lanciare anche questa linea che si chiama Azioni, per cui tutte queste cose, più o meno 40-45% di contenitori al Do sono nuovi per ogni menù, per ogni stagione più o meno. E questo parte tra poco, dici? Questo partirà dall'inizio dell'autunno, quindi dal 26, okay, fine, 26 fine, fine, di settembre. Non il 21, ma il 26. Però sai, qualche materiale te lo ruberò per poterne scrivere in anteprima. No, ma poi ci parliamo con molto piacere. Anche perché se vedi questi ragazzi che usano questi macchinari a controllo numerico, la passione che ci mettono per arrivare a fare un altro lavoro artigianale, a parte la macchina a controllo numerico, però Francesco è uno che sa usare, insomma, lo scalpello, gli accessori per poter tornire il legno. Certo. Per cui rimani colpito da questa facilità, da questa passione che ci mettono. E a Solegno questa scuola, secondo me, è veramente da tenere d'occhio. È sempre bella questo legame crescente che tu poni nei confronti della scuola di Assolegno, la scuola l'Olmo, insomma questo link che crei tra la bottega, che è la tua, no? Il tuo ristorante, la scuola, quasi rinascimentale come concetto, sì. Molto molto bello. E da dove arriviamo? Esatto. Non è che stiamo inventando nulla di nuovo. Senti, non so se vuoi anche raccontarci qualche nuovo piatto, inteso proprio come ricetta, il nuovo menù.
Sì, al nuovo menù. Qualcosa di punta, allora, che... mi torna difficile raccontare la cucina. Sicuramente il nuovo menù è, noi siamo stagionali, per cui uno più uno fa due. Da fine settembre inizieremo a utilizzare, torna la cipolla, perché non usiamo quella dorata, non quella fresca. Quante cipolle caramellate hai venduto? Tante. Qualche decina di migliaia, immagino. Eh sì, però i conti si possono fare, te li preparo, te li do. Una media mensile o settimana. Sì, media, il 90% delle persone che vengono al Dora mangiano. Però la formula nuova prevede la cipolla caramellata nuova, certo, che si è, secondo me, ingentilita. E poi, stavo dicendo prima del menù, sicuramente inizieremo con la parte di zucca, di funghi, di cachi, melagrana, tutte le cose che ci sono nell'autunno. E poi di novità assoluta, abbiamo iniziato il 4 giugno dell'anno scorso alla riapertura del primo lockdown, avremo solo due menù, l'esattezza e l'armonia, e poi c'è questa molteplicità che è un menù leggermente più lungo, e solo così faremo. Mi spiace dire le negazioni, usare il no, però non faremo più piatti alla carta. Si propone l'esperienza tutto tondo, sì, con quei criteri, quei concetti che poi sono quelli che aiutano a entrare maggiormente nella tua visione delle cose, a scoprire, insomma, chi è Davide Oldani, vedere quello che noi siamo realmente. Poi la fiducia te la devi conquistare sul campo, e credo che le persone che vengano adesso, non c'è nessuno da un anno a questa parte, anche se siamo stati aperti poco, che abbia contestato l'idea del menù. Anche perché o la va o la spacca, se il menù non è buono, che non mangi bene, non torni più, per cui si crea una cosa non bella per noi. Certo. Quindi avremo questi menù, esattezza, molteplicità e armonia, arrivano dalle idee di Calvino, del 5-6/6 delle lezioni americane ad Harvard. Certo. Per cui ho letto questo libro perché è un ospite, un nostro cliente, ci ha portato il libro dopo aver saputo di Harvard. Okay. Per cui l'ho letto, l'ho guardato, l'ho studiato un po' e abbiamo preso ispirazione, un po' le ispirazioni, così armonia per noi è un po' la novità, l'esattezza, la tradizione, la molteplicità è la somma delle due. Il mano libera, diciamo, dello chef che va a pescare, esatto, l'uno e l'altro. Senti, non so, c'è qualche curiosità, qualche domanda da voi? Nel frattempo, intanto faccio una cosa di servizio, ma per noi, ti aspettiamo al congresso di Intagolose il 26 di questo mese, domenica alle 15, sarai sul palco con il rettore della Bocconi, quindi insomma si parlerà di lavoro in questo caso. Non di Inter, non di Inter, perché anche lui è molto interista. Ah, ok, infatti io volevo poi chiedere a te e a voi un senso, non so se la vedete, ecco, il senso di questa foto che mi arrivò qualche settimana fa. Ragazzi, lì è proprio venuta fuori così, proprio stato fortunato, raccomandato ad averla uno dei primi, per cui l'ho postata subito. D'altra parte anche lì si parla di rebranding, no? Era un momento, oltre che di scudetto, anche di rebranding, insomma, col design. Sì, con il nuovo logo dell'Inter, che a me sinceramente piace, col nuovo scudetto sulla maglia. Naturalmente lo scudetto l'hanno vinto gran parte i 9 giocatori che sono rimasti, certo, diciamo così, diciamo, per non far polemica. Per cui era, insomma, un bel periodo, secondo me. Ci sta. Vedi la fame, cosa vuol dire? Che questi 9 rimasti hanno tanta fame, tanto orgoglio, speriamo che lo tirino fuori. Scusate la parentesi calcistica. Qualche curiosità, qualche domanda? Altrimenti qua. Ecco. Il 26 a Identità Golose cosa porterà lei? Ripresa lenta. Ok, ovvero? Allora, è il titolo della lezione. Faremo un piatto con la lumaca. Ok? Tutto torna, insomma. Tutto torna. Con il rettore lì, però. Quindi... E poi faremo prima il piatto all'inizio e poi parleremo con il rettore su quello che sono i temi attuali. Cioè questa ripresa lenta, e con la lentezza magari
cioè, si vede meglio anche un futuro nella vita piuttosto che andare sempre forte di corsa. E parleremo anche di quello che Bocconi sta facendo come corsi di food and beverage che si sono messi a fare, e questo è quello che parleremo. Poi, se sarai presente, vedrai, parlerò molto, come ho fatto oggi, e mi piace l'idea di continuare a parlarne, della scuola, cioè della scuola della nostra. Parleremo con il rettore della Bocconi, parleremo delle varie scuole dove l'artigianato viene fuori e dove c'è tanta serietà. Ragazzi, comunque ci sarò, perché lavorerò anch'io lì, darò una mano agli sarai dei nostri, come si dice. Sì, esatto. Ok, ecco, bene. Il tema appunto è il lavoro, e quindi andremo a declinare tutti i vari aspetti. Tu, cioè, l'abbiamo accennato prima, con questa attenzione alla sostenibilità anche della brigata è un po' anticipato alcuni problemi, alcuni nodi che sono venuti al pettine poi in questo periodo. Vengo da un'estate in cui tutti i tuoi colleghi in giro per l'Italia si lamentano tantissimo per la mancanza di non riescono adesso a trovare forza lavoro. Ho imparato una parola da qualche giorno, siamo sottostaffati. Non so se sia italiano o cazzo, la usano tutti. L'ho imparata da qualche giorno. È bruttina. E non lo so, io chiedo, tu sei un giornalista, sei anche molto bravo. È bruttina, ma la utilizzerò domani, giuro. Non usiamo sottostaffati. No, non usiamo. Perché sennò lo staff sono le persone. E secondo me non è bello, sa la staff, la staff room, la staff, tutto staff. Non si può persone, sentire. Diciamo. No, però questa cosa di sottostaffati è impressionante, perché ero a Venezia ieri, l'altro ieri, l'albergo dove ero sottostaffato, ho parlato, avevamo un evento ieri sera, ne abbiamo uno domani, sottostaffati mette l'ansia, però il fatto di essere sottostaffati, non so se sia a causa del come si chiama, di cittadinanza, il reddito di cittadinanza o no, non lo so che in effetti il problema c'è. In realtà sono sottostaffati anche in altri paesi europei, quindi insomma non è un problema più generalizzato. Vedevo delle statistiche in Germania, in Gran Bretagna. Però sottostaffati, se uno insomma, se può stare a casa magari e prendere qualcosa, lo fa. Se si deve impegnare, magari non lo so, adesso non voglio entrare nella politica. Però io dico che a monte, per il nostro lavoro, per il nostro settore, ci deve essere. Bisogna guardarci un po' dentro, perché con gli orari che noi facciamo e le cose e il prodotto che dobbiamo servire, c'è qualcosa che non quadra. Per cui il sottostaffato, che si dice, è evidentemente una cosa seria, perché non può essere che ovunque non ci sia più o ci siano molte meno persone che vogliono fare questo mestiere. Certo. Dopo un po' di orari, se non ci sono altre domande, ti ringraziamo. Grazie a te per l'incontro, grazie a Davide Oldani. Tua amicizia. Ci vediamo, sottostaffati o meno, a Identità Golose, a Identità Milano, il congresso di Identità Golose tra insomma una ventina di giorni scarsi, anzi no, giusti, esatto, 26, 6, 7, insomma. E grazie a tutti. Grazie a tutti. Buona serata. Grazie. Grazie.